Dalle foto che abbiamo già visto, che ci hanno inviato appunto già sabato, l'animale risultava essere già in pessime condizioni, quindi morto già da qualche tempo, per cui al momento per noi è impossibile valutare eventuali cause. Come funzionano queste cose? Per quanto riguarda la presenza di carcasse in mare, viene segnalata la presenza alla capitaneria, però la vera rete, diciamo, l'intervento sugli spiaggiamenti si attiva una volta che la carcassa è arrivata a terra, per cui è il comune di competenza poi che deve occuparsi degli eventuali costi di smaltimento. Noi come Fondazione Cima da Savona coordiniamo, diciamo, tutte le operazioni in modo ad assicurarci che le carcasse arrivino ai centri di competenza come quello di Impera dello zooprofilattico, in modo che vengano fatte le necessarie analisi per capire le eventuali cause della morte.